Questo programma è offerto da Amici sportivi, amanti del basket, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Basket E. Come sempre andremo a fare un'analisi di quelli che sono stati i risultati delle squadre teramane nel fine settimana appena trascorso. Il bilancio è positivo stavolta, abbiamo appunto 3 vittorie ed una sconfitta. Andiamo comunque a presentare gli ospiti, giusti anche per questa puntata di Basket E, partendo con il playmaker della meta Teramo Basket 1960, Federico Angelini. Benvenuto Federico. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Abbiamo poi addetto stampa, responsabile comunicazione, insomma, delle Campli Basket, Nicola Arletti. Buonasera. Benvenuto a tutti. Nicola. Grazie. Continuiamo la presentazione degli ospiti con il coach del Giulianova Basket, Ernesto Francani. Benvenuto. Buonasera, coach. Buonasera. Ed infine il collega giornalista Paolo Marini. Benvenuto Paolo. Grazie Lorenzo, grazie all'invito. Allora, come sempre partiamo seguendo il nostro solito schema, quindi analizzando quella che è stata la vittoria del Roseto contro Jesi, quindi stiamo parlando del campionato di Serie A2, la Easter Conference, insomma il girone est. Roseto che ha giocato nella settimana scorsa 3 partite in appunto 7 giorni, ha perso giovedì con la Fortitudo di 6 punti e poi ha stravinto in casa contro Jesi. Io qui vorrei coinvolgere un biancazzurro doc che è coach Ernesto Francani, nato e cresciuto anche cestisticamente proprio a Roseto. Coach, contro Jesi era una partita sulla carta difficile e questa volta Roseto ha dimostrato insomma di, tra virgolette, essere una grande squadra, nel senso che hai perso di poco contro la Fortitudo e poi hai vinto con Jesi, che non è proprio una squadra di bassa classifica. No, sicuramente penso che la partita sia stata, almeno dal punteggio, evidente, netta, di quella che si poteva immaginare, perché Jesi è una gran bella squadra, pare che a Roseto abbia fatto una partitaccia, quindi sicuro ci sono tantissimi meriti del Roseto che sta facendo un campionato fantastico e speriamo che continui così, perché a Roseto c'è tanta voglia di basket, tanto entusiasmo per quello che questi ragazzi stanno facendo, quindi una buona vittoria sicuramente anche con le domeniche. Sentendo poi a fine partita anche la conferenza stampa del coach del Roseto, di Paolo Antonio, Roseto ha anche rischiato di giocare senza Smith, perché ha detto in pratica che era a rischio un minuto prima, adesso aveva non so quale problema, sicuramente un problema fisico, che Mariani le è uscita alla spalla, diciamo, in allenamento, quindi hai vinto anche giocando con uno Smith non in versione mostruosa, sì. E hai concesso soltanto praticamente a Davis, il giocatore americano di Jesi, che se non sbaglio dovrebbe aver fatto sui 27-29 punti, per il resto praticamente Jesi non è mai scesa in campo. Intanto qui vediamo appunto tutti i risultati della 12ª giornata, quindi sono vittorie appunto che danno ancora più morale, perché vinci senza che i tuoi, diciamo, top player giochino al top, ecco. Penso che la forza proprio quest'anno di Roseto sia proprio questa. Quando hanno vinto, mi ricordo, a Recanati, senza proprio la presenza di Smith, quando, ecco, Fulz, Amoroso, un po' tutti, May, contro Chieti, riescono a fare le partite importanti quando gli americani sono un po' più sottotono. Penso che sia la forza di questa squadra, sia veramente il gruppo, il loro gioco, la loro voglia di vincere, che a Roseto, ripeto, vieni trascinato anche da questo, quindi tutte queste componenti stanno facendo sì che il Roseto stia facendo un campionato di alto livello. Speriamo che appunto si continui così, perché ripeto, a Roseto si vive e si parla solo di basket. Solo di basket. Quindi, voglio anche coinvolgere gli altri ospiti, partendo da Paolo Marini. Paolo, che Roseto ormai sia una sorpresa è fuori discussione, ne abbiamo parlato tante volte, insomma in assi di partenza non veniva messa in prima fascia, adesso sta stupendo tutti, però in questo caso sta
si sta un po' consolidando questa consapevolezza da parte dello staff biancazzurro, perché anche il coach di Paolo Antonio poi in conferenza stampa ha detto che è stato un importante scontro salvezza, quindi altri due punti per la salvezza, però è uscita fuori la parola Final Eight di Coppa Italia per la prima volta. Io penso sia stralogico, perché insomma a un certo punto è anche ingiusto nei tuoi confronti, diciamo, essere, non dico, non, bisogna sempre essere umili, però è anche giusto che insomma adesso Roseto è lì, è nei piani alti, e quindi anche la parola Final Eight bisogna tenerla adesso in pieno conto. Sì, sicuramente se torniamo a qualche mese fa magari si guarda con grande sorpresa per questo risultato che sta ottenendo Roseto fino ad ora, per quello che sta facendo e per il lavoro svolto dallo staff di coach di Paolo Antonio, che poi fa sempre piacere sottolinearlo, perché insomma noi sappiamo bene quali sono stati i suoi trascorsi, e vedere che un ragazzo che ha iniziato a giocare a basket all'Acquaviva, diciamolo, prima vero, che sì, sì, era un nostro compagno poi di 2 contro 2 o 3 sì, contro 3 sì, ai campetti a Teramo, e poi ha avuto una grandissima, ha avuto la bravura, secondo me, in anni in cui magari non era così semplice, di continuare a credere nel suo lavoro e di anche andare, grazie al Teramo che allora era in Serie A, e poi continuare insomma in questa attività di allenatore, capo allenatore, poi una grossa responsabilità quella qui è a Roseto, perché per la prima volta appunto la possibilità di gestire una squadra in toto, e quindi ha ottenuto subito, diciamo, magari Roseto adesso credo di non dire nulla di poco noto, comunque non avrà sicuramente il budget delle grosse squadre che stanno facendo la Lega 2, quindi a maggior non ragione non è una Treviso, riuscire... non è una, può essere una Virtus o una Fortitudo, e sì, dicendo, quindi a maggior ragione Verona, esatto, va esaltato il lavoro insomma di coach di Paolo Antonio, fra l'altro scoprendo anche degli americani molto interessanti, oltre a trovare delle conferme in Amoroso, Fulz, nel giocarsi anche la carta fattori, che insomma anche con l'esperienza di Campi, quindi, certo. Però misurarlo in quel contesto, diciamo che sono state scelte anche se vogliamo coraggiose, però il campo sta dando ragione e fa ulteriormente piacere per i motivi di cui parlavo poco fa. Nicola, anche una tua considerazione insomma sul campionato che sta facendo fin qui Roseto. La 2 la seguo anche con una cosa dell'occhio, perché comunque mi piace seguire tutte le abruzzesi del basket, certo. Poi da buon camplese mi piace soffrire, sono fortitudino, quindi l'occhio ci va, l'occhio più, ci va sempre. Più che volentieri. Io trovo che il coach di Paolo Antonio stia lavorando benissimo, l'ho conosciuto 2 stati fa perché mi ha fatto il corso da allenatore di base, quindi ed era il primo corso, quindi lo trovo di una professionalità allucinante, anche con noi che eravamo dei corsisti per puro chi per diletto, chi si voleva avvicinare a pallacanestro. Trovo che lavorare con quella metodologia si vede che paga, sono contento che la stia pagando. A inizio stagione, come sono venuti anche, come diceva Coach Millina quando è venuto qui, a Roseto non gli davi nemmeno 2 lire, con l'innesto di Amoroso e col cambio dell'americano effettivamente sono diventati non di prima fascia, però di una fascia buona, che tra le prime 8 possono dare fastidio e potrebbero anche diventare una mina vacante nel momento in cui si arriveranno gli scontri diretti per prendersi quel posticino in più nei playoff. Poi scusate, vi interrompo, ma Roseto è giusto che la società, lo staff volino bassi, assolutamente, però non si può volare basso, nel senso che la tifoseria Roseto ti chiede sempre, è impossibile, quindi è giusto che loro dicano così, ma è giusto che si parli di i giocatori devono aspirare assolutamente a cercare di andare a fare assolutamente panale. Anche perché poi se ci si riesce ben venga, se non fa niente, però certo. Dichiarare qualcosa di sbagliato alla piazza è capace che ti si rigira con deleterio, perché esatto. Quindi perciò quello che dicevo io prima, cioè nel senso è giusto non farsi troppe aspettative, però ecco, che si parli adesso di Final Eight è più che giusto, perché insomma stai lì, cioè stai facendo il tuo campionato, esatto. Quindi è giusto che ci si provi, poi se non ci si arriva non è successo niente, però è giusto che ci si provi massimo delle assolutamente forze. Giustissimo, anche perché nello sport l'appetito viene mangiando, una volta che stai su vuoi rimanerci. Ma poi Roseto, se perdi una partita, anche se stavi quarto, primo, sì, hai perso una partita, esatto. È un problema, quindi ben bene. Sono anche, credo di anche, diciamo, da sottolineare quel discorso che facevo prima, cioè la piazza ti spinge, come diceva il coach giustamente, ma anche poi oggettivamente, quindi al di là proprio dell'entusiasmo che ti crea il pubblico, piazza, società, sì.
guardiamo un attimino quali sono le squadre, i budget che hanno, certo, inizio anno, come vengono formate, quindi è facile avere uno dei budget, è facile, non è mai facile, però diciamo è più probabile avere una posizione alta in classifica quando hai un budget alto, quando, hai esatto quando tu budget, non hai sì, il budget di prima fascia, va sottolineato che stai facendo primo un grande lavoro e secondo perché non poter continuare a sperare di rimanere esatto in quella fascia lì. Oggettivamente credo che sia un grande campionato quello che sta facendo fino ad ora Roseto. Federico, voglio appunto anche un tuo parere, se segui anche tu Roseto, insomma una tua, le tue impressioni sul campionato che stanno facendo fin qui gli Sharks. Ma guarda, a inizio anno, i primi di settembre, abbiamo fatto un amichevole contro Roseto. Non aveva ancora, aveva Pulse infortunato. Sì, era proprio, non gli americani ancora non c'era, non c'era Moroso. E noi esatto, giocando contro pensavamo che questi avrebbero avuto qualche difficoltà. Invece adesso è una sorpresa. Nonostante abbiamo aggiunto giocatori importanti, però comunque le squadre in A2 ci sono e sono forti. Quindi vederli terzi, un passo dalla Coppa Italia fa un bel effetto. Sono contento perché alla fine c'è un allenatore giovane che ho avuto anche modo di conoscere, è una brava persona, quindi meritano questo successo. Tra l'altro poi emerge appunto il fattore del gruppo, perché diciamo coach, se appunto un americano è sottotono, ecco, anche prima dicevamo May è uscito nel derby, una volta ti esce un Fattori o Radonic o Sherrod, comunque sta sempre sulle sue cifre, quindi Di Paolo Antonio ha proprio creato un gruppo in primis, sì, dove ognuno bene o male ha le sue gerarchie, perché si sa insomma chi sono le punte. Penso, credo che sia veramente il punto di forza di Roseto, sia veramente il gruppo. Poi ripeto e dico che quelle aggiunte che hanno fatto, come l'ingresso di Fulz rispetto sì, al precambiato che non sì, c'è stato, l'acquisto di Amoroso, penso che sia in A2 un altro un americano. Lusso, certo. Il cambio dell'americano che sta, la squadra è cambiata rispetto a quello che era il precampionato, però il lavoro che stanno facendo è super. I meriti vanno allo staff, al gruppo che stanno lavorando. Cioè, basta vedere il campionato di May, penso che l'anno scorso a Latina ha fatto, però per quello che sta facendo quest'anno penso che sia al di sopra, insomma. Al di sopra, quindi insomma, il gruppo penso sia veramente il punto di forza di questa squadra. Nicola, un occhio anche al girone, secondo te come lo vedi in generale? Anche il campionato, perché personalmente allora, la formula pure delle due conference, allora, a mio avviso, non è neanche brutta. Non è bruttissima. Trovo che la 2 di quest'anno, anche per i nomi blasonati che trovi all'interno del girone, è un po' la vecchia Serie A. È una esatto, Serie A. Esatto. Cioè, trovi le due Bologna, trovi Treviso, trovi Udine, cioè sembra di stare a vedere la Serie A degli anni d'oro, cioè quelli a cavallo tra il 98 sì, il 2000, e il 2000, 2000 sì, i primi anni zero, insomma. Esatto. Io trovo che il girone, per quello che ne capisco io e di quello che vedo, è un bel girone, è abbastanza equilibrato verso l'alto. Come ho detto, secondo me Roseto può aspirare a trovarsi nella zona playoff, anche agganciarla all'ultimo secondo, e diventerà una vera e propria medica vagante. Poi con la formula chi passa, chi sale, non lo so, perché comunque le due conference poi si riuniscono in sì, un mega girone, sì, è alquanto aberrante. L'anno scorso, seguendo i playoff della Fortitudo, non finivano più. Cioè, lì poi esce chi ha panchina lunga, chi ne ha di più, chi ha quel briciolo di lucidità in più che ha conservato all'ultimo secondo. Brescia passò sulla Fortitudo perché poi fecero l'ingaggio di Moss. E Moss aveva la testa lucida per stare esatto, top player assoluto top di categoria, portarlo in A2 dopo tutte le stagioni che ha fatto a Siena e quello che stava facendo vedere in Europa. Dare quell'innesto, quella verve in più all'ultimo secondo e proprio voler vincere il campionato. Poi non lo so quest'anno chi può salire, però comunque la 2 rispetto alla A, secondo me è molto più avvincente, perché i budget sono più, anche se c'è distanza tra chi è seconda fascia e prima fascia, la prima fascia è molto più ampia di quella che avviene in A1, perché dopo Milano non c'è Venezia forse, ma non lo so, è molto più avvincente. Poi ne avremo anche tempo di parlare un po' per Milano, appunto riguardo Milano. Allora io direi di andare in pubblicità, quindi andiamo insomma in fascia pubblicitaria per il primo break, ci rivediamo tra pochissimo e parleremo di Serie B. A tra poco.
Eccoci nuovamente qui a Basket E. Allora, come avevamo anticipato, andiamo adesso ad analizzare quelli che sono stati i risultati per quanto riguarda i due gironi della Serie B, partendo da quello dove opera la meta Teramo Basket, ovvero il girone C. Andando a vedere risultati e classifica, Teramo che giovedì scorso contro Napoli che poi appunto potete vedere è andata a vincere a Cassino, ma biancorossi che hanno vinto domenica con un largo punteggio a Maddaloni, che era il fanalino ed è tuttora il fanalino di coda della classifica. 62-81 il punteggio. Qui ovviamente coinvolgo subito Federico. Federico, è stata una vittoria larga, però insomma nei primi due quarti Maddaloni vi ha dato un po' il filo da torcere, anche perché loro fondamentalmente erano di fatto all'ultima spiaggia. Sì, guarda, come tutte le squadre che lottano per salvarsi in casa, queste squadre partono sempre forti, quindi abbiamo avuto già le difficoltà nei primi due quarti, perché noi poi anche senza Tessitore l'impatto non è stato dei migliori, però poi siamo usciti fuori nel terzo e quarto quarto giocando veramente bene sia in attacco che in difesa. Infatti ora siamo la migliore difesa del campionato e alla fine i 20 punti secondo me ci stanno, anche se, ti ripeto, i primi due quarti ci hanno preso a giro una partita punto a punto. Quanto è contato vincere, appunto, l'hai detto adesso, vincere senza Tessitore, che di fatto è il vostro cecchino, insomma, il giocatore che segna di più e quello che ha più esperienza? Dà fiducia più o meno a tutti. Siamo andati in 6, se non sbaglio, in 5, in doppia cifra, però questo non vuol dire niente. Non vediamo l'ora che torni, perché per noi è troppo importante avere lui in campo. Il secondo o terzo miglior realizzatore del campionato, è un giocatore che fa canestro. È stato importante vincere contro Maddaloni, perché venivamo da due sconfitte di fila in 4 giorni contro Valmontone e Napoli, che sono le prime in classifica. Napoli è la sorpresa di questo campionato, non ce l'aspettavamo, e contro noi ha fatto una grande partita, è riuscito a vincere facendo 65 punti. In casa noi purtroppo abbiamo fatto 1 su 24 a 3 punti. Esatto. Quindi così non puoi vincere mai. E andando a vincere questa partita da Maddaloni dà fiducia a tutti. Tra l'altro ancora colgo un tuo assist a livello verbale, insomma, cioè il fatto che, ecco, a Maddaloni si è vinto andando in 5 in doppia cifra. Questa è una cosa che è stata detta più volte durante la stagione. Siete un gruppo molto unito, cioè a livello anche di gioco. Io per esempio vi commento, quindi vi seguo ogni domenica quando giocate in casa, e noto che comunque sia, piuttosto che eccedere in un 1 contro 5, si perde un pallone per cercare il compagno. Quindi Bianchi sta creando insomma un bel gruppo. Sicuramente stiamo migliorando sotto questo punto di vista rispetto all'inizio. Ora stiamo andando bene, ci cerchiamo molto di più. Abbiamo capito che le partite si vincono in 5, se non addirittura in 10, coinvolgendo tutti dalla panchina. Ti ripeto, peccato per la partita di Napoli, perché potevamo vincerla contro una squadra che adesso è prima, però stiamo andando abbastanza bene, siamo un gruppo unito, ci cerchiamo. E speriamo di vincere anche altre partite in casa, perché vediamo che in casa andiamo nettamente meglio che in trasferta. Quella è l'unica cosa che per ora a livello di gruppo dobbiamo migliorare. Nicola, un tuo parere anche sulla stagione di Teramo? Teramo che a livello societario è al suo secondo anno. Quindi sì, sono in fase di rifondazione. Esatto, primo anno insomma, in una serie importante. Per adesso insomma la classifica dice 8° posto da soli con 12 punti, quindi 6 vittorie e 5 sconfitte. Guarda, io le ho visti in precampionato, perché si sono scontrati, abbiamo fatto qualche amichevole con loro. Già all'inizio stagione non erano male, secondo me, perché hanno dei giocatori che possono, in Serie B possono fare la differenza, soprattutto in girone C, in cui secondo me il livello è buono ed è medio-alto, ma stanno tutti più o meno sulla stessa fascia, a parte Valmontone e Palestrina, che secondo me sono due corazzate. Effettivamente Napoli rappresenta abbastanza una sorpresa. Anche insieme alla Luis, oppure esagero, insomma, no, la Luis. E poi parlando con i giocatori, con i nostri, poi dicevano che ce n'era una che invece è in negativo, che adesso non mi ricordo, la Cefalù. anche la Bisnova Roma, esatto, non veniva messa insomma in quella posizione. Però diciamo che comunque tutti i campionati si vengono a fine stagione. Poi diciamo che dopo la pausa invernale
finestra di mercato, gente che entra più in forma, bisognerebbe vedere, però credo che loro possano, per l'obiettivo che si sono prefissi, possono fare benissimo. Forse potrebbe scappargli nella seconda fase di campionato, visto l'amalgama che hanno trovato, perché effettivamente all'inizio campionato c'erano un po' più solisti, adesso si vede un po' più il gioco di squadra, potrebbero anche fare qualche scherzo all'ultimo secondo. Beh, però è una buona squadra, poi ci sono Enricone e Tommy che ex giocatori del che la dicono, Enrico soprattutto la dice benissimo da anni sul parquet. Coach, un suo parere su Teramo, sulla stagione, innanzitutto poi uno degli obiettivi della società era quello di ricreare l'entusiasmo, perché Teramo ha avuto, appunto, lo sappiamo tutti, anni gloriosi in Serie A, e comunque sì, appunto, si può dire che fin qui stanno facendo una buona stagione i ragazzi coach bianchi. Ottimo, secondo me è un'ottima stagione, e noi anche abbiamo fatto delle amichevoli, e la squadra a me piace tanto, è importantissimo secondo me quest'anno, ecco, ricreare entusiasmo giusto a Teramo, perché penso che Roseto e Teramo Chieti, ecco, ma secondo me sono veramente, facciano un po' da traino, per tutto il movimento. Quindi è importante intanto che siano ripartiti, e secondo me loro possono prendere i playoff, lo possono prendere cercando di piazzarsi nel miglior modo possibile. Poi lì è un terno e lotto, sicuramente non sto dicendo che loro devono vincere il campionato, però è una squadra che gioca bene, ben allenata da Piero, che insomma anche lui ha la sua esperienza. Quindi gli faccio tanto in bocca al lupo, sperando che continuino così. Paolo, personalmente, insomma, sia io che tu abbiamo seguito gli anni della B1, allora B1, della Serie A, insomma, di basket ne abbiamo visto tanto a Teramo, ma adesso ti chiedo, insomma, anche a te un parere. La società è ripartita, si sta un po' ricreando quell'entusiasmo, poi parleremo anche delle altre realtà che ci sono comunque a Teramo, le altre società sportive, però ecco, si sentiva un po' la mancanza di una serie importante, quindi già che sia ritornata una terza serie nazionale è una buona cosa a Teramo. Sì, diciamo che io, come accennai poco fa, per questioni appunto lavorative certo, non ho modo di seguire un po' tutti i vari campionati o anche di ascoltare le tue telecronache, purtroppo, perché capitano in momenti in cui non sono sintonizzato. Però a parte questa così piccola digressione, diciamo che credo che il gruppo stia facendo bene, perché intanto rispetto allo scorso anno è cambiato l'allenatore, sono rimasti Salamina, La Gioia e Gaeta, e poi sono arrivati tanti nuovi giocatori, per cui creare con questi presupposti subito un gruppo vincente non è facile, quindi il processo è ancora, diciamo, in fase di sviluppo, per cui credo che fino ad ora magari c'è stata, credo, una partita con Viterbo, se non ricordo male, che brucerà ancora per decisamente, perché insomma ha sorpreso un po' tutti quel risultato. Però al di là di quella gara, la squadra sta disputando il suo campionato, ancora pienamente in zona playoff, ha le possibilità di rimanere competitiva, ha avuto anche problemi fisici con qualche giocatore, in questo momento Tessitore, ma anche Tommasiello non è stato, diciamo, al meglio per parte del campionato, ho modo anche di assistere ogni tanto agli allenamenti, quindi vedo che lavorano bene, per cui da spettatore credo che abbia tutte le possibilità per restare e migliorare la posizione in classifica, diciamo, per restare nella posizione in classifica e per migliorarla. Da teramano, sempre piacere, insomma, di vedere formazioni e basket di alto livello qui in città, per cui benvenga una Serie B, benvengano anche più società che in qualche modo mantengano vivo la passione e il piacere di giocare e di vedere del bel basket qui in città. Insomma, come accennavi poco fa, abbiamo avuto trascorsi recentissimi, sono passati decenni, ma soprattutto la Serie A sono passati 10 anni qui al più Palazzo Capriano, fino a 5-6 anni fa, forse anche meno. Per cui, che dire, ci piacerebbe, penso, un po' a tutte le società, che il coinvolgimento anche cittadino sia sempre più grande, insomma, che anche perché vedendo poi vicino a noi realtà come Roseto, come Campi, anche come Giulianova, che
magari non ha il basket come primissimo a, però a livello, diciamo, si diceva anche la scorsa puntata, Giulianova, nonostante soffra un po' il appunto il, tra virgolette, l'antagonismo, lo metto tra virgolette, del, con il calcio, però a livello societario resta sempre lì, cioè costante, prosegue sempre un suo percorso. Sì, 15 anni, esatto, cioè, penso che in questo periodo sia una delle società che esatto, più duratura, più duratura a livello proprio di livello nazionale, esatto, di campionato magari nazionale. Diciamo, la situazione ideale quale sarebbe? Quella in cui c'è la società che lavora bene, che permette alla squadra di andare avanti e anche di migliorare la sua posizione, affiancata da presenza del pubblico continua, certo, passione, entusiasmo. Sì. Magari a Giulianova non c'è questo equilibrio, però sono bravi loro come società a mantenere comunque ad alto livello, perché parliamo sempre di una realtà di alto livello. Voglio aprire un flash prima anche di tornare poi da un attimo da Federico, anche sulla, perché l'abbiamo detto, ci sono anche altre realtà sportive a livello di basket per quanto riguarda appunto Teramo, sì. Tu fai parte di una di quelle, appunto la cosiddetta, sì, TASP, la Teramo a Spicchi, che milita nel campionato di C-Silver. E Paolo, insomma, anche qui Teramo ha un po' questo sottobosco di società che comunque riscuotono successo, hanno un sacco di entusiasmo. Sì, un sottobosco anche abbastanza emerso, se vogliamo. Perché comunque parliamo intanto di altre due società che fanno la Serie C-Silver, quindi Basketball Teramo e la Teramo a Spicchi, per la quale io curo appunto la comunicazione. Si sta mantenendo e cercando di migliorare la situazione cestistica della città di Teramo, ovviamente supportando dal settore giovanile a salire, quindi fino alla Serie C Silver con la prima squadra, e anche al CSI, non dimentichiamo che, certo, diciamo, noi siamo nati come mondo, società, sì, sì, che nel 2007 è nata la Teramo a Spicchi e ha sempre fatto il campionato di CSI, arrivando poi terzi a livello nazionale, per cui abbiamo fatto sempre con un certo spirito. Adesso abbiamo aperto questa scuola pallacanestro Taspiang, che è appunto una realtà legata al mini basket e al settore giovanile. E poi abbiamo da qualche mese intrapreso l'avventura anche in Serie C-Silver, un'avventura partita non benissimo a livello di risultati, ma sostanzialmente a noi interessava un po' cercare di misurarci in questo contesto, valutare un po' se eravamo tra virgolette all'altezza, perché per noi comunque, certo, è pur sempre un esordio, e abbiamo visto che siamo, diciamo, comunque un gruppo competitivo, stiamo lavorando bene, siamo risaliti molto in classifica rispetto alle prime partite, abbiamo avuto anche qualche diciamo innesto, c'è stata purtroppo una partita, quella l'ultima, che sì, contro ha l'Aquila, avuto un esito per noi con infelice, un tiro allo scadere di Levakovic da casa sua, da oltre, esatto, sì, esatto. Praticamente c'è stato questo tiro da oltre 20 metri, lui dalla lunetta della sua area ha preso un rimbalzo spalle al canestro, ha lanciato questo pallone che poi è atterrato dentro la retina. Il brutto, insomma, per chi lo vive da ambo le parti del, sì, del, sì, gioco. Tra l'altro prima ne raccontavamo poco, pure prima di iniziare la trasmissione, appunto ero lì in diretta su, sì, Facebook, sì, a, sì, raccontare questa gara. Poi c'è stato appunto il pubblico che è entrato tutto, però occupandomi di comunicazione, dello marketing, è stata una scelta, sì, sì, voglio trovare questo l'unico lato positivo, che almeno, certo, poi il video è girato, certo, è stato ripreso da più siti, io almeno in qualche modo ho cercato di ammorbidire il dispiacere per la sconfitta. Tornando invece alla meta, appunto, Federico, perché anche prima Paolo aveva accennato ai problemi fisici che avete avuto, un po' soprattutto che hanno colpito Tessitore e il centro Tomasello, e ti chiedo appunto a che punto stanno adesso fisicamente queste due pedine fondamentali. Ma penso Tomasello si è recuperato quasi al 100%, ormai sta giocando, si allena con continuità e sta giocando continuità. Tessitore, la settimana inizia oggi, quindi vedremo oggi pomeriggio in campo se si allenerà, ma comunque... Ricordiamo che ha subito una contrattura contro, sì, Napoli nel quarto periodo. Ovviamente tu non fai parte dello staff medico, però insomma l'avete visto, anche appunto sentendovi tra di voi, l'avete visto bene, fiducioso? Sì, sì, fiducioso sicuramente. Poi abbiamo un grande staff medico, quindi ci penseranno loro. Poi domenica manca ancora 5 giorni, speriamo che ritorni in campo, perché è una partita difficile domenica. Allora, rimaniamo sempre in Serie B, questa volta però andiamo nel girone di D, dove appunto operano sia Giulianova che Campi. Andiamo a vedere anche qui i risultati
e classifica, dobbiamo analizzare una vittoria ed una sconfitta. Vedete appunto che Giulianova ha vinto 87-75 contro Venafro, mentre Campli ha perso a San Severo 82-61. Voglio coinvolgere subito coach Francani. Coach, queste sono le classiche partite a rischio, perché Venafro, appunto, adesso fra un po' vedremo la classifica, è il fanalino di coda, però ecco, non sono mai facili, perché anzi paradossalmente sono difficili, contando che voi eravate davvero ridotti all'osso, quindi bravi insomma nel far la vostra. Poi con la vittoria di Senigallia, ecco qui potete vedere la classifica, avete adesso 12 punti in classifica. C'era un allenatore a cui ho avuto il piacere di fare l'assistente un anno, era Marcello Perazzetti. E mi ricordo che diceva sempre: le partite facili sono una volta che le hai vinte. Esatto. Dopo che le hai vinte, vabbè, mi hai vinto con l'ultima. Prima di giocarle sono tutte partite difficili. Ma a parte questo, ci siamo arrivati in condizioni veramente incredibili. Con Rose infortunato, due giocatori con 38 e mezzo che hanno voluto comunque giocare la partita. Prima della partita altri tre giocatori, probabilmente abbiamo un virus all'interno dello spogliatoio, che si sentivano sintomi di febbre, time out, era situazioni tutto, quasi surreali, sembra di essere in ospedale, non una partita. Quindi è stato veramente difficile, così come ho detto a fine partita devo solamente ringraziare i ragazzi, perché obiettivamente non so quanti giocatori stringono i denti in quel modo, certo, pur di esserci. Quindi è stato da parte mia, penso anche da parte della società, bello vedere questo attaccamento alla maglia da gente che poi non è che è di Giulianova. Quindi è stato, per me è stato veramente un piacere vederli stringere i denti in quel modo. Poi la partita obiettivamente è stata una partita in quelle condizioni per forza di cose difficili. Difficile, certo. Quindi, però per fortuna siamo stati bravi a incalarla subito in un determinato modo, anche quando loro hanno iniziato a mettere molto più energia in campo siamo riusciti a contenerli. Ecco, questo è stato importante. Quanto era importante vincere soprattutto? Guarda, abbiamo visto prima la classifica. Ne avete vinte appunto due consecutive tra giovedì e domenica, adesso state nella parte sinistra, quindi insomma, due vittorie che danno tanto ossigeno. Sì, tanto ossigeno e tanto morale, perché queste condizioni, non così come quelle di domenica, però continuano da un po' di tempo. Quindi avere due vittorie è importante, soprattutto secondo me per come andiamo poi a affrontare la settimana, perché questi ragazzi lavorano con tanto entusiasmo e sai, quando poi lavori, però non, i risultati non vengono, è difficile farli credere ancora in quello che fanno. Invece sono contento soprattutto per loro, perché è gente che viene durante la settimana a consumarsi in palestra, quindi la cosa che mi fa più piacere è per loro. Nicola, Giulianova che opera appunto nel vostro stesso girone, state insieme entrambe, sia Giulianova che Campli, quindi ti chiedo anche a te un flash sul campionato che stanno facendo fin qui i giallorossi. Secondo me loro sono in linea per quello che si erano prefissati, forse qualcosina in più potrebbero dar fastidio, diciamo, in una, secondo me, ma anche l'anno scorso noi, cioè loro partirono bene, poi ebbero un attimo di flessione, ma dopo diventarono veramente, per la zona media della media classifica, diventarono veramente una bestia nera e comunque stavano sempre lì, non è che dici. Poi come ha detto il coach, sono quindi una società che 15 anni mantiene quella serie con progettualità, budget probabilmente ben spesi. Esatto. Dispiace che ovviamente giù vinca più il calcio che il basket, perché assicurare una Serie B per 15 anni, l'abbiamo visto anche noi quando l'abbiamo assicurata per 10, porta gente, porta entusiasmo, i ragazzi vengono coinvolti di più, si avvicinano di più, c'è più movimento dalla base, si riesce a fare mini basket settore giovanile ed è quello che fa vincere le società, cioè la base. Poi se la punta è una Serie B, una Serie A, una Serie C, non cambia nulla, però basta che c'è la base. Loro secondo me possono fare qualcosa di importante quest'anno, secondo me rispetto al roster hanno anche cambi che gli permettono di dar minuti di rifiato a Gallerini, hanno due a Sacripante per quanto riguarda il play, quindi hanno un bel pacchetto d'alto anche di giovani, esatto, giocatori giovani, esatto, esattamente, quindi secondo me loro possono tranquillamente mantenere la serie, anzi diventare anche una piccola mini vacante per
l'ultimo mese e mezzo di campionato. Bene, allora direi che possiamo concludere anche questo secondo break, andare in fascia pubblicitaria. Io ne approfitto per salutare Paolo Marini, per congedare Paolo Marini perché ha impegni professionali appunto con la sua squadra, con la Teramo a Spicchi. Grazie mille Paolo, grazie, ci vediamo ovviamente in altre occasioni. Ovviamente, grazie a te Lorenzo per l'invito, un saluto a tutti. Bene, noi ci rivediamo tra pochissimo per parlare di campi, Eurolega e prossimi turni. A tra poco. Eccoci qui nuovamente a Basket. E allora, prima di parlare del Campi, della sconfitta di Campi a San Severo, volevo coinvolgere Federico Angelini riguardo ancora al Giulianova. Quindi Federico, Giulianova che voi anche avete affrontato, quindi ti chiedo anche un parere, se ti aspettavi che il campionato dei giallorossi fosse così oppure ti hanno un po' deluso tra virgolette. Comunque il campionato fin qui della squadra giuliese è più che positivo, stando a metà classifica. Anche giocando contro in amichevole dà l'idea di essere una squadra solida. Comunque vincere in quelle condizioni, anche se l'ultima in classifica non è mai facile. A giocatori d'esperienza, a Gallerini che dicevamo prima, contro di noi l'anno scorso fece 37-38 punti, grandissimo giocatore, l'intramontabile. Poi immortale. Ha una panchina secondo me anche più profonda rispetto all'anno scorso, quindi secondo me possono fare grandi cose. Vedo la classifica, nel giovedì più o meno sono tutte lì, due vittorie consecutive, due sconfitte di fila, ti catapulta in un'altra posizione della classifica, quindi è importante vincere, ripeto, quelle partite lì. Andando adesso a vedere, ecco qui la classifica, ringrazio ancora la regia, parliamo di Campi. Campi che, come potete vedere, ha l'asterisco perché deve recuperare contro Senigallia. Campi che ha perso a San Severo domenica. Nicola, fondamentalmente non c'è mai stata partita, possiamo dirlo, cioè loro sì, sono partiti subito. Loro sono partiti subito a sprombattuto, come abbiamo fatto noi 4 giorni prima con Bisceglie. Con Bisceglie, certo. Abbiamo fatto 2 gare ravvicinate, una al contrario dell'altra, se si va a vedere il risultato. Tra l'altro senza Serroni, a San Severo, senza Serroni. Quello ci ha penalizzato abbastanza, non tanto per la potenzialità di punti che potevamo fare, ma quanto per l'impatto emotivo che dà un giocatore di esperienza come lui all'interno sia dello spogliatoio sia a livello di campo, perché soprattutto in difesa Serroni insieme a Bottioni e Serafini rappresentano un asse che in questo momento di cui non possiamo fare a meno, e molto della fase difensiva dipende dalla verve che ci mettono loro. Se si vedono, io la partita non l'ho vista, quindi ho seguito tramite sul play by play, guardando anche le interviste a caldo dei due coach, soprattutto di coach Millina, poi parlando un attimino al volo con coach Montuori. Probabilmente la partita è stata condizionata dal fatto che loro ci hanno sfidato al tiro, probabilmente hanno intasato l'area, hanno sfidato al tiro avendo solo Duranti e Serafini come esterni. La differenza si sente, Gatti ovviamente volendosi prendere la squadra in mano ha forzato più volte da 3, infatti se non ricordo male ha fatto 2 su 16, quindi la partita si è giocata lì. Poi diciamo, sono d'accordo con l'analisi che ha fatto il coach Millina, avere Cohen in una Serie B significa avere un giocatore in più, non un allenatore, perché lui dalla panchina dirige l'andamento emotivo degli arbitri, ma non perché loro subiscono sudditanza. Quando si dice lavorarsi ai fianchi, lavorare ai fianchi lì non è lì, è veramente il coach che lavora ai fianchi per o cominciare a destabilizzare un attimino l'andamento o comunque a mettere il dubbio nell'arbitro se stia fischiando bene o male. Noi poi però c'è anche da dire che noi stiamo su perché sono i giocatori che vogliono rimanere su in classifica, anche perché la squadra è stata costruita con l'obiettivo dichiarato di rimanerci in Serie B. Certo. Abbiamo delle scommesse importanti in panchina, cioè che danno il cambio, che speriamo che sboccino perché devono dare il loro apporto fondamentale. Abbiamo un ottimo quintetto, ma noi sappiamo che noi siamo su per volontà dei giocatori, del lavoro dello staff, da Millina, Montuori, coach Tarquini, lo staff prof Mazzaufo, Marco, Angelo, Federico, che lavorano tutti i giorni con i giocatori.
noi sappiamo benissimo che siamo una squadra che la possono vincere con tutti, ma la possiamo perdere con tutti. Mi dispiace molte volte che quando la perdi la perdi malomore. In questo caso io volevo dare una chiave di lettura. Siete avete un po' nel vostro DNA il fatto di essere una squadra aggressiva, cioè nel senso se dovete pensare andate un po' in non in crisi, però forse siete un po' più, come dire, più istintivi oppure Riccardo, per esempio, a livello di cabina di regia, nel senso se vuole pensare, pensa benissimo, anzi pensa anche in velocità. Tendete molto ad aggredire, infatti quando avete vinto spesso avete vinto perché in modo abbiamo imposto il ritmo, imposto il nostro ritmo, perché il discorso di quest'anno, come era stato già impiantato a metà dell'anno scorso, dopo la dipartita di Giulio e Fattori, che poi la cartina a tornasole fu proprio il derby contro Giulianova, in casa loro, è proprio su un discorso difensivo aggressivo, sui raddoppi, non mollare l'uomo e tutto quanto, poi puntare soprattutto all'attacco, ma prima partiamo dalla difesa, ma perché è un po' anche l'idea del coach, come rappresenta anche un po' la natura del coach, è un po' una un gioco un po' operaio, non abbiamo stelle a parte Gatti, ma anche Serroni o Riccardo che rappresentano il top. Noi siamo una squadra, un collettivo, se si lavora di squadra si vince e si vince la grande. Se poi ci si va un attimino sotto perché ci si va un attimino disunendo, ma come tutti incappiamo nelle giornate, no, poi ovviamente incontri San Severo che non è l'ultima della classe, è una super corazzata insieme fuori casa, tra l'altro, In casa loro, che praticamente io sono andato l'anno scorso, sono andato in una partita giù il palazzetto, ti mette riverenza solamente ad entrarci perché è enorme, il pubblico c'è, il pubblico comincia a incitare la squadra di casa da subito, comincia a farsi sentire da subito. È un campo difficile, loro sono attrezzatissime sia dalla parte della guida tecnica che nel roster, quindi secondo me insieme a Montegranaro, Pescara, che è partita un po' in sordina, rappresentano veramente quelli che nella seconda metà del campionato faranno veramente sfacelli. Secondo me ci si può aggiungere Matera se impara a difendere, nel senso è ancora un po' quella che ha perso il giro, vero coach? Un parere anche sul girone. Matera sta un pochettino e noi ci siamo domenica, quindi aspetta a parlarne, no? Però secondo me è la squadra che ha più talento, io lo dico da sempre, è una squadra che gioca un basket sicuramente particolare, fanno sempre 90-96 punti, però è altrettanto vero che ne subiscono. Tantissimo con le squadre di prima fascia. Campi, invece, coach, per te una sorpresa oppure? Per me è la vera rivelazione. Quindi è un po' la squadra che veramente ha stupito. Per me è la vera rivelazione e gli faccio tantissimi complimenti perché è una squadra buona, a me piace parecchio, però hanno perso due partite, penso. Quindi secondo me stanno andando alla grande veramente. Io la mettevo tra le squadre sopra, nel senso non comunque fascia medio-alta. Medio-alta, diciamo. Però stanno facendo qualcosa di incredibile. Anche lì si vede tanto la mano dello staff, anche secondo me la carica anche della piazza che ti spinge. Torno sempre al solito discorso, però è un gruppo che si vede in campo come sta insieme, quindi stanno facendo veramente un ottimo campionato. Poi la sconfitta a San Severo ci può stare, San Severo è una delle prime tre, certo, una squadra molto attrezzata, esatto. Perdere a San Severo, poi io perdi di 20 però ci sta. Federico, anche un tuo parere sul campionato dei Farnesi? Ma anche per me sono la vera rivelazione del campionato. Comunque sono a meno 4 dalla prima in classifica con una partita in meno. Quindi tutto merito loro. In casa poi, tra l'altro, partita. Certo. Devono recuperare. Sì, recuperare una partita in casa. 22. Sì. Noi usciamo dal triduo Bisceglie, San Severo, Montegranaro con Senigallia e iniziamo con Giulianova anno nuovo. Esatto, ci sarà il derby, infatti. Esattamente, ci sarà il derby. Allora, io direi di andare adesso in Eurolega, quindi andiamo a vedere quella che è stata, ovviamente sono stati i risultati della settimana scorsa, che registra l'ennesima sconfitta di Milano, questa volta in casa contro il CSKA Mosca. Milano che poi domenica ha anche perso contro Venezia, la prima sconfitta
in campionato della squadra allenata da coach Repescia. Allora, io qui voglio partire, facciamo appunto un giro in ordine, parto da coach Francani. Coach, l'ho detto anche insomma nel fuori onda, Milano adesso in Eurolega la situazione è difficile, anche perché risalire con quelle squadre è molto complicato, però se n'è andato anche Gentile, quindi questo problema tra virgolette è stato sempre tra virgolette risolto. Quello che mi chiedevo è appunto, non è che adesso, intanto vedete qui i risultati, non è che può essere l'ambiente che forse condiziona i giocatori. Adesso non è che dico la colpa è del pubblico, la colpa è della società, perché il pubblico ovviamente fa il tifo, va al palazzetto eccetera, però abbiamo fatto scherzosamente il paragone con l'Inter per quanto riguarda il calcio, cioè Milano ha dei giocatori oggettivamente forti, quindi non è che parliamo di giocatori emergenti, ok, però è incredibile come davvero in Europa faccia una fatica tremenda. Io quest'anno personalmente insomma l'avevo messa, non dico tra le prime tre, però almeno tra le prime otto, che poi sono quelle che andranno ai playoff, ci poteva stare tranquillamente, quindi colpisce davvero questa posizione. Guarda, partiamo dal presupposto che probabilmente parliamo di un altro mondo, un altro sport mondo, rispetto, esatto, al nostro. Esatto. Però io ho una mia idea del basket in generale. Secondo me purtroppo il basket italiano si sta livellando tanto verso il basso, e quindi io dico che Milano, quando gioca in Italia anche al 50%, forse vince le partite e riesce a vincere il campionato, e questo però è un problema, perché dopo, quando vai a giocare in Europa, non sei forse abituato a quel tipo di basket, a quel tipo di intensità, di quel fisicità, tipo di difficoltà, certo. Fisicità, certo. E quindi poi purtroppo incontri dei problemi, perché il livello che affronta ogni domenica è sicuramente, non dico, non so quanto, ma troppo differente a quello che poi gli capita in Eurolega. E questo purtroppo è un problema del basket italiano, che poi secondo me si ripercuote un po' dappertutto, fino al settore giovanile. Nicola, un tuo parere, insomma, anche perché io avevo rivisto gli highlights in settimana, per esempio Bamberg che ha vinto con il Maccabi, con un Niccolò Melli super, sì. Bamberg che andiamo a vedere il roster, non è assolutamente una squadra di prima fascia, però ha perso, ecco, partite di poco, è stata anche sfortunata la formazione di Trinchieri. Insomma, poi tu, ripeto, vai a vedere sempre il roster dell'Olimpia. No, dice, è allucinante. Non è che appunto abbiamo... Io credo, ecco, che questa nuova formula di Eurolega per lo spettacolo sia fantastica. Per un tifoso sì, un malato di basket per è fantastica. Fantastica, anche se a me non dispiaceva nemmeno la vecchia formula, perché era molto... Non ti scontravi con tutti, però nel senso, il momento in cui ti scontravi col Cesca significa che era arrivato in finale, quindi certo, significa che te l'eri meritata. Se vai a vedere Milano, il roster di Milano, Milano che vedete adesso, cioè, appunto è tredicesima. Parlando un po' anche con i ragazzi durante gli allenamenti, il coach, se tu vai a vedere il roster c'è una spesa allucinante, però avevano... Per esempio, prendiamo il ruolo di Gentile, avevano 3-4 omologhi uguali, cioè nel senso, certo. Secondo me il caso Gentile si è anche generato perché... Troppi doppioni, cioè poi un coach poi che, come fai a gestire, anche se hai 4.500 partite da fare durante la stagione, a livello di se ti creano dei doppioni a livello di spogliatoio, ma non tanto di ruolo, ma anche di capacità di intervenire all'interno del gruppo, tu fai fatica, cioè fai fatica, e chi quindi tendi ad andartene, poi cerchi una soluzione. Poi da un altro punto di vista, in generale col basket sono d'accordo col coach, in cui c'è a livello tecnico c'è una tendenza... Siamo un po' simili, lo chiedo anche sia appunto a te Nicola che a Federico, ma si può fare il paragone anche col calcio? Cioè nel senso che Milano sia una sorta di Juventus, cioè che... No. Domina, cioè un paragone troppo azzardato, nel senso domina in campionato... No, o comunque ha un budget più elevato, però poi ecco, prende sberle da Bamberg, da Gazzan. No, perché poi il calcio ha una problematica, perché anche il budget più irrisorio della Serie A è 4 volte superiore, okay, a una squadra di Serie A. Certo. Forse se, più era, diciamo, più un paragone metaforico, in un certo senso, che c'hai sempre questa società. Poi che... io ti ripeto, cioè nel senso, io ho il problema di Milano, ma in generale così del basket, che si sta puntando verso il basso. Per esempio io in Milano, mi ricordo, mo faccio un paragone così al volo, capitai e a vedere le Final Four di Coppa Italia 4-5 anni fa, che ci fu Siena
Cantù con, sì, con Basile Marconato, sì, da una parte, sì, tutto, sì, quanto. Siena era l'equivalente che adesso era Milano, cioè nel senso, certo, era uno squadrone. Milano ha raccolto un po' spiritualmente questo testimone. Questo testimone, sì, per vicende economiche, certo, e tutto quanto. Però tu vedevi il roster di Siena, c'era il sesto, era Radulovic, sì, che non era equiparabile a nessuno nel quintetto base, ma era un sesto vero e proprio, però che ti spostava 20-25 punti. Infatti io vidi quella partita, era più interessante vedere lui quando entrava che spostava gli equilibri che tutto il quintetto. Era un po', vabbè, adesso vado un po' indietro nel tempo, cioè sono i nostalgici, se lo ricordo, contro Basile Marconato. Esatto, esatto, cioè il livello qualitativo, anche se Cantù era arrivata la frutta dopo aver vinto contro, non mi ricordo la squadra, però era arrivata la frutta, però c'era un livello qualitativo, a livello di anche di fondamentali e di qualità del giocatore, che era allucinante. È come se tu prendi Bulls degli anni 90 di, sì, Michael Jordan, sì, il sesto era Kukoč, certo, cioè se tu prendevi Kukoč e lo mettevi da un'altra parte poteva fare, non sfigurava, non, esatto, non sfigurava, cioè c'era una qualità, un livello qualitativo allucinante, cioè prendi anche le serie B passate del Cambly, a un certo punto, cioè c'era un giovane, cioè per esempio un giovane negli anni, nel 98, il giovane nostro era Picchio Feliciangeli. Sì. Picchio Feliciangeli ha smesso l'anno scorso. Qui forse scendono le lacrime adesso, tipo, come dire, quando vedi le pagine giocatori storici. Ha smesso l'anno scorso, ma io, che poi è stato pure vicino di casa, ma ha smesso l'anno scorso perché secondo me era la moglie che gli rompeva le scatole, certo, perché se no avrebbe giocato, giocava ancora. Cioè nel senso, il problema è questo, come diceva il coach, cioè nel senso, secondo me si deve, come insiste anche Millina, lavorare col settore giovanile, impostare di più sul settore giovanile, poi se la prima squadra ti esce medio alta o bassa non è importante, il problema è avere una base che tu puoi dire io posso andare per avanti sia a livello di budget sia a livello di ragazzi come ha fatto Giuliano per 15 anni, cioè, il nostro obiettivo infatti come società è quello, avere una base per poi andare avanti senza problemi. Federico, un tuo parere anche così, cioè ti aspettavi un Eurolega così deludente di Milano, anche un po' un'analisi tua sul movimento in questo caso della Serie A, che appunto poi quando si esprime in Europa fa queste figure. Non me l'aspettavo così, perché era stata costruita per arrivare almeno otto alle prime otto e giocarsi i playoff. Dalle partite le vedo poco, però da quello che leggo di rischio taglio, Radulica, Cagnetis, giocatori che sono titolari nelle proprie nazionali, quindi oltretutto negli anni passati hanno sempre fatto benissimo. Radulica quest'estate, lasciando gli Stati Uniti da parte, è arrivato primo alle Olimpiadi, certo, ha vinto l'argento. Certo. Arrivano a Milano questi giocatori e Cagnetis, vice campione due anni fa, vinse contro di noi. Esatto. Questi giocatori fanno fatica a Milano, non si sa perché, forse c'è l'ambiente, non si sa. In Italia possono vincere anche se giocano, come ha detto il coach, il 50, il 40%. Però poi loro sono stati costruiti per andare avanti in Eurolega, è quello il problema. Rapidamente adesso andiamo ai prossimi turni. In Serie A2 abbiamo detto che Roseto giocherà contro Ravenna e avrà anche appunto adesso ha tre trasferte, coach, abbastanza impegnative, tre partite, due trasferte, una in casa, quindi Ravenna, Piacenza, poi in casa la Virtus. Quindi insomma, ultimi tre impegni belli, belli tosti per i rosetani. Sì, bella, a partire già dalla prossima sono partite difficili, però io penso che Roseto, per come è strutturata, per l'entusiasmo che c'ha, può giocarsela con tutti. Poi sicuramente sono partite difficili, però io sono fiducioso perché Roseto è una squadra che può in questo momento battere chiunque. Poi scendiamo adesso con appunto la Serie B, il girone C, domenica che Teramo affronterà il Palas Capriano, Barcellona. Federico, che squadra è Barcellona? Si presenta. È una squadra buona, merita i 16 punti in classifica sicuramente, ha giocatori importanti che a partire dal playmaker, ma poi tutto il quintetto, una bella squadra. In settimana prepareremo la partita, ancora sappiamo poco di quello che fanno, di come giocano, però sicuramente loro adesso puntano a fare i playoff così come noi, quindi sarà una bella partita. Prossimi turni adesso del girone D, il girone appunto in cui militano sia Giulianova che Campi, abbiamo detto prima con coach Francani, Giulianova che va a Matera, quindi facendo corna, insomma speriamo che Matera mantenga questo,
questo trend. Il problema negativo, però, è, ripeto, è che questi in un modo o in un altro 90, 96, 100 punti li fanno sempre, ed è veramente un grosso problema, perché poi quando vai a giocare da loro le percentuali si alzano. È una squadra dove ne fermi uno, ma ce ne sono altre sei. È una partita veramente difficile, proviamo ad andarla a giocare al massimo delle nostre forze prima di tutto, cercando di recuperare tutti e poi di prepararla al meglio, perché sarà una partita molto 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 difficile. Ripeto, secondo me giochiamo con la squadra che ha più talento di tutte. Ancora non è squadra come lo è Montegranaro, come lo è secondo me Campli, così come lo è San Severo, esatto. Pescara, sì. Però hanno un talento incredibile. Vediamo, cerchiamo di fare il meglio. Nicola, Montegranaro arriva appunto arriviamo al 3 su 3 del trio impossibile. Poi avrete anche il derby, insomma, più il recupero con Senigallo. Però parliamo adesso appunto passo passo. Montegranaro ce la giochiamo, ce la vogliamo giocare, perché comunque al Pala Borgognoni, non è alla Bombonera, quindi il Pala Borgognoni. Se non sbaglio, loro ne hanno persa una, giusto? Sì, la prima per far credere agli altri, sì, che forse dare un campionato aperto. La Bicepo hanno messo dentro anche Di Piccolo. Esatto. Sì, sì. Cioè, però il Pala Borgognoni e il Pala Borgognoni, ragazzi, secondo me sono convinti per voler riscattarsi subito. L'anno scorso Montegranaro è venuta giù e siamo arrivati al terzo supplementare, è stata una battaglia epica, tant'è che il mio amico Pagliariccio, che fa anche l'addetto stampa a Montegranaro, si è messa le mani nella barba perché è giocata al terzo supplementare ed è stata riconosciuta da tutti come uno spot per la Serie B. Emblematica anche la stoppata su Simone Gatti da parte di Giulio Maria, fu una battaglia allucinante, ed anche loro l'anno scorso erano fortissimi, noi stavamo attrezzati, però crediamo che Pala Borgognoni, speriamo di farle valere sempre la legge dei padroni di casa, io credo che la squadra non la voglia mollare per niente, quindi ce la giochiamo, sarà sicuramente un bello spettacolo anche di pubblico e speriamo di poter almeno dare il 110%, come dice il coach, quindi una volta che dai il 110% non hai nessuna recriminazione da fare il giorno dopo, cioè significa se l'hai persa di uno, l'hai persa di uno, se l'hai persa di 10, l'hai persa di 10, ma sai di aver dato tutto, quindi stai in pace, quindi l'importante è quello. Bocca al lupo ovviamente a tutte le formazioni teramane. Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Basket E. Io ringrazio ancora i miei ospiti, Federico Angelini della Meta Teramo Basket, grazie Federico. Nicola Arletti, responsabile della detto stampa appunto del Campli Basket, grazie Nicola. Grazie a te. E poi coach Ernesto Francani del Giulianova Basket, grazie coach. Grazie a voi. Grazie, ci rivediamo tra pochissimo per la seconda parte del programma, dove parleremo di atletica leggera. A tra poco. Benvenuti a questa seconda parte di Basket E. Come avevamo anticipato nella prima parte, parleremo di atletica leggera. Abbiamo l'ospite giusto per parlarne, ovvero il direttore sportivo dell'Atletica Gran Sasso Teramo, Massimo Pompei. Benvenuto Massimo. Grazie a te Massimo per aver accettato il nostro invito. Allora, rompiamo subito il ghiaccio. Stiamo per entrare a gennaio nell'undicesimo anno di attività dell'Atletica Gran Sasso Teramo. Insomma, un anno importante, Massimo, si va praticamente oltre la doppia cifra. È un anno importante, è un anno dove vogliamo proseguire tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo sempre più interesse da parte della città, abbiamo sempre più interesse da parte dei genitori che hanno capito l'importanza di questa scuola di movimento, che non è una scuola finalizzata all'atletica, ma una scuola per i ragazzini che inizia da 5 anni in su, per tutti gli sport, quindi non è un discorso fra virgolette egoistico, no? Certo. Che riguarda solo il nostro club, ma è un servizio, è una che abbiamo l'onore e l'onere di fare per tutta la città. Tra l'altro, allora, riguardo il tuo ruolo, insomma, di solito il direttore sportivo viene associato sempre a sport di squadra, eccetera, quindi capiamo anche, insomma, anche il tuo ruolo all'interno di una società di atletica leggera, cioè cosa fa praticamente il direttore sportivo in una società di atletica leggera? Direttore sportivo in una società di atletica leggera principalmente il
consulente del presidente, nel senso che ci confrontiamo col presidente, faccio da raccordo anche con i tecnici, perché abbiamo una struttura tecnica formata da più di 20 allenatori e ogni anno cerchiamo di migliorare la squadra perché vogliamo crescere. E il nostro obiettivo è crescere con gli atleti di Teramo, ma soprattutto con gli atleti abruzzesi, arrivare a risultati importanti. Il livello societario, Massimo, colgo appunto il tuo assist, sta aumentando sempre di più, cioè proprio a livello di struttura della società. Tu prima, poco fa appunto, hai detto un pacchetto tecnici, insomma, invidiabile anche a società di altre regioni, insomma, che hanno movimenti anche più grandi, ad esempio quelle del Nord Italia oppure le società laziali. Quindi, come dire, ogni anno inserite un tassello, c'è appunto una crescita che è continua, ecco, ed è soprattutto costante. Sì, è continua, è costante, ma è il frutto, ripeto, anche di quello che è la risposta che abbiamo dalla città di Teramo. Perché è nata per gioco con 50 iscritti qualche anno fa alla scuola di atletica leggera e adesso siamo a più di 200 persone, di 200 ragazzini che si innamorano, che provengono da altre esperienze sportive, che poi cambiano perché i ragazzini sono così, quindi non vogliamo tenerli stretti alla nostra realtà. Noi vogliamo solo far sì che sia un'opzione per tutti gli sport, quella di far crescere i giovani all'aria aperta, non avendo paura del freddo e proseguendo questa avventura. È ovvio che poi, man mano che crescono questi ragazzi, i risultati incominciano a vedersi sempre di più. L'anno scorso abbiamo sfiorato una promozione importante con la squadra femminile, ma la cosa che ci rende più orgogliosi è che avevamo un atleta su 20 discipline, avevamo un atleta solo proveniente da fuori regione. Questo vuol dire che anche la fiducia degli altri club abruzzesi sulla nostra idea di fare atletica, sulla nostra idea di promuovere lo sport, vuol dire che piace ed è condivisa da tanti altri club. Questo modello può avere un po' spianato la strada, cioè nel senso voi avete adottato il modello che un po' viene adottato, ecco, anche all'estero, cioè il fatto della cantera. Io prendo ragazzi, cioè avvicino più che prendere ragazzi a uno sport che ha un po', tra virgolette, di difficoltà mediatiche, intendo appunto a prescindere quando ci sono eventi importanti come i giochi olimpici, però ecco, non è il calcio, ecco, non è il basket. Certo. Avvicino i ragazzi a questo sport e li faccio crescere, li faccio diventare adulti, atleti che poi gareggiano con i colori della mia città, in questo caso della città di Teramo. È un modello che vedete sta facendo, tra virgolette, proseliti, avete appunto anche dei buoni rapporti con le altre società ottimi rapporti con tutte le società regionali. Io dico sempre che fino a qualche anno fa classifiche regionali dei ragazzi, dei cadetti, proprio dei piccolissimi, vincevamo sia la squadra, diciamo, con la squadra maschile che con la squadra femminile. Adesso non accade più, da una parte sì, c'è un po' di rimpianto, però abbiamo capito che quello che abbiamo iniziato a fare noi lo stanno iniziando a fare tante altre società, o comunque hanno ricominciato a farlo tante altre società, vedi Pescara, vedi Lanciano. Quindi questa idea della scuola di atletica, questa idea di iniziare da piccoli a far divertire e giocare i bimbi, facendogli fare comunque uno sport che comunque è la base per tutti gli altri sport, questo ci ha inorgoglito. E quindi guarda, potrebbe sembrare un controsenso, ma siamo contenti di arrivare secondi, perché vuol dire che avete dato il là a tante situazioni che sono rinate, ecco, solo a pensare Pescara, ripeto, Lanciano, Chieti, ecco, sono nate tante realtà che ci fanno crescere come movimento regionale. Massimo, capitolo un attimo, voglio aprire una parentesi, cioè capitolo nazionale, perché sentendoti adesso parlare, appunto, mi hai praticamente fatto capire, cioè hai fatto capire anche ai telespettatori a casa, cioè il movimento dell'atletica leggera a livello regionale sta tornando, è tornato insomma ad alti livelli, soprattutto a livello di entusiasmo, cioè di iscrizioni, eccetera. Quindi fa un po' da contraltare con quella che è stata appunto la spedizione azzurra a Rio, disastrosa a livello di atletica, appunto non abbiamo preso neanche una medaglia. Da una parte però dico, può essere, tra virgolette, positivo, nel senso non è positivo non prendere medaglie, però comunque sia, nonostante questo, il lato, non il dark side of the moon, ma in questo caso il lato the shiny side of the moon, cioè quello che luccica, è che comunque molti ragazzi si avvicinano a questo sport, soprattutto anche in una regione che non è il Lazio, non è il Veneto, non è il Piemonte. Certo, certo.
Guarda, la cosa potrebbe sembrare veramente un paradosso, certo, però io stavo pensando a un aspetto dell'atletica, che è la corsa. Sono stati adesso in Sardegna lo scorso weekend i campionati di corsa campestre europei. Beh, l'Italia ha preso 4 medaglie, ha preso 2 medaglie a squadre e 2 medaglie individuali. Questo rapportato alle 0 medaglie a livello olimpico ti fa un po' pensare, no? Cioè dici, ma dov'è la verità? Esatto, cioè, ecco. Esatto. Cioè da ignorante, ecco, siamo da una, certo, persona, da spettatore, ecco, guarda, da persona di fuori. Io spero che questi 4 anni, che sono stati veramente difficili, drammatici sotto diversi aspetti, per quanto riguarda aspetti drammatici a livello sportivo, ovviamente, sotto l'aspetto delle medaglie, delle prestazioni, possa essere un punto di rilancio, perché penso che quando si tocca il fondo, e per tante cose, per tanti modi di interpretare l'atletica, sono stati veramente 4 anni drammatici. Le elezioni hanno riconfermato il presidente uscente, che è il professor Giomi, quindi speriamo che anche da parte lui ci possa essere veramente una voglia di riscatto, una voglia di ricominciare da zero per veramente andare alle prossime Olimpiadi ed essere, non dico protagonisti, ma tornare con qualche medaglia. In questo caso il progetto, ecco, Atletica Gran Sasso, che poi viene sposato anche da altre società, a mio avviso potrebbe dare linfa vitale per quanto riguarda i talenti, cioè nel senso, poi ovviamente questi talenti bisogna saperli anche allenare, non è che un, certo, atleta esce, certo, fuori, certo, così, certo. Però ecco, secondo me, ti voglio anche chiedere, perché sono anch'io appunto ignorante in materia, a livello giovanile non dovremmo star messi così male in un certo senso? Guarda, cioè se la nazionale maggiore ha fatto zero, comunque mi pare di capire che il sottobosco giovanile è... prolifera. Sì, certo, dobbiamo migliorare soprattutto lì, perché noi andiamo ai campionati europei, andiamo ai campionati mondiali, ovviamente con tutte le difficoltà del caso, però siamo protagonisti, non siamo spettatori. Poi arriva nel momento di entrare nell'attività assoluta e qualcosa va storto. Però sotto c'è la base, c'è la voglia di sacrificarsi dei ragazzi, ci sono tante cose importanti. Ripeto, questo è anche quello che succede all'interno dell'Atletica Gran Sasso. E più si va avanti, e più si vede anche in altre regioni, che questo progetto che noi abbiamo intravisto in altre realtà, comunque è la soluzione di tutti i problemi. Perché nel piccolo faccio questo esempio. Noi l'anno scorso abbiamo fatto i campionati assoluti, con la squadra femminile, abbiamo sfiorato la promozione in Serie Argento, significa nelle prime 20 società italiane. Come sono nate queste situazioni? Sono nate dalla base di 5-6 atlete di Teramo che vengono e che hanno vinto gare, che si sono classificate fra le prime 3, quindi sul podio, ma che vengono dalla nostra cantera. Quindi vuol dire che il progetto c'è, che questa è diventata la spina dorsale della squadra. Certo, noi quest'anno stiamo facendo dei piccoli sacrifici, il presidente in maniera particolare, cercando di far tornare con noi delle atlete abruzzesi e di prendere il meglio che c'è in Abruzzo, proprio per valorizzare sempre il prodotto abruzzese locale. Certo. Cioè, non è semplice, perché sai, le prestazioni sono, ogni anno c'è qualche centimetro, qualche decimetro, qualche decimo che fanno la differenza. Però questa è secondo noi è la soluzione, perché se l'anno scorso abbiamo sfiorato un sogno, quest'anno lottiamo, e le ragazze lo sanno, lottiamo con questo sogno, ma è bello vederlo, perché siamo tutti abruzzesi, siamo tutti ragazzi che con le ragazze ci conosciamo da quanto sono nate in Atlanta. Quindi si crea anche questa fiducia. In primis personale, cioè qui appunto si parla di ragazze, in questo caso sei responsabile, certo, tu della femminile, che nel vero senso della parola la società vede crescere. Sono nate. Si nasce lì, si cresce lì, si gareggia poi in quel contesto, oppure se ci saranno, diciamo, offerte, come dire, ecco, ma in futuro, è giusto che sia così, ma sono ragazze che sono entrate nel campo e magari neanche sapevano allacciarsi le scarpe da ginnastica, ecco, o magari dicevano dove si gira, a destra o a sinistra, certo, dentro alla pista, certo. Adesso invece sono ragazze che entrano in finale nei campionati italiani, sfiorano podi,
ci sono interessi di club maggiori, no? Che magari sono abituati a avere anche possibilità economiche. Quindi si crea anche mercato in un certo senso. Si crea mercato, ma soprattutto il fatto che i piccolini possono vedere atlete che sono nate all'interno del campo e che possono avere un futuro, uno sbocco. Massimo, per quanto riguarda la squadra femminile, a breve inizieranno le gare, ti chiedo, ecco, una tua previsione, in un certo senso, quali sono le potenzialità, dove potete arrivare? Guarda, l'anno scorso mi ricordo che durante la presentazione si diceva che dovevamo divertirci. Che è insomma in primis anche un po' quello il segreto. Sì, certo, dovevamo divertirci con queste ragazze. L'anno scorso durante i campionati societari hanno capito che divertendosi si può arrivare ad un sogno. E quest'anno non abbiamo scuse, cioè nel senso che, ripeto, con quei piccoli sforzi che stiamo cercando di fare per migliorare la squadra, le ragazze sanno che dobbiamo continuarci a divertire, punto, quello è la base. Però non siamo così lontani da realizzare un sogno, perché abbiamo atlete, tecnici, dirigenti di una certa professionalità. E quindi quando tutto si concentra, dire che abbiamo un sogno che lo dobbiamo realizzare non è una cosa così utopica. Ecco. Per quanto riguarda invece la cantera, insomma, a che numeri siamo? Se, tra l'altro, io invito, diciamo, chiunque di voi ad andare a vedere il campo scuola a livello proprio quotidiano, perché è davvero un colpo d'occhio impressionante. Cioè, io stesso devo ammettere che ci sono rimasto sorpreso, perché, ripeto, qui parliamo di numeri che fanno anche invidia agli altri sport. Non è soltanto tu ci guardi in atletica, ok, però anche appunto a società di pallacanestro, di pallavolo, di calcio. Noi abbiamo fatto il conto, siamo intorno ai 180 iscritti e dopo... Quindi parliamo di bambini bambini che vanno dai 5-6 anni, sì, in su, quindi okay. Ecco, siamo 160-180 iscritti. Io dico, faccio questo esempio, i ragazzini si divertono, ci tornano, vengono da altre attività sportive e rimangono felici, contenti e vogliosi di rimanere. Ovviamente qualcuno va via, qualcuno resta, come nella normalità delle cose. La cosa però che mi piace veramente di più è sottolineare quello che ha detto un genitore che conoscevo da anni, che ho incontrato per caso là. Diceva: beh, io fino all'anno scorso facevo un'altra attività, adesso vengo qua, mio figlio si diverte e io mi rilasso, nel senso che comunque è un ambiente buono anche per i genitori, perché comunque giocano, si divertono, crescono e fanno sport all'aria aperta. Bene, io faccio un grande in bocca al lupo a Massimo Pompei, all'Atletica Gran Sasso Teramo, e possiamo appunto rientrare in studio. Termina qui questa puntata di Basket e io appunto ringrazio nuovamente Massimo Pompei. Grazie a te, Lorenzo. E soprattutto ringrazio voi che siete stati qui a seguirci. Buona serata e alla prossima.